Buon pomeriggio e ben ritrovati al TG di TVL. In applicazione del decreto Genova, la provincia ha condotto una valutazione strutturale dei primi 100 ponti di propria competenza. A seguito di queste verifiche, sul viadotto della tangenziale est, la provincia ha comunicato che si rende necessaria una limitazione del traffico nel tratto compreso tra la rotatoria di via Toscana, nei pressi dell'impianto Dano, e la via Fermi, attraverso l'imposizione di un divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 26 tonnellate e il restringimento della carreggiata ad unica corsia per ogni senso di marcia. È in corso, spiega la provincia, la progettazione esecutiva per ristabilire le condizioni di sicurezza dell'opera. Un primo lotto di lavori è già finanziato con decreto ministeriale. Al fine di agevolare l'accesso alla zona industriale di Sant'Agostino sarà installata idonea segnaletica e sospese le ordinanze in essere sulla provinciale montalese. Andiamo adesso a vedere quali sono i principali titoli di questa edizione. È stato presentato a Pistoia il servizio Crisalide, unico in Toscana, rivolto ai minori vittime di abusi e maltrattamenti. A sostenerlo le fondazioni Sant'Atto, Caripit e Un Raggio di Luce. Società della Salute Val di Nievole, associazioni e imprese si sono riunite per presentare i risultati del progetto Inclusione e Cittadinanza. Obiettivo: favorire l'accesso al mondo del lavoro alle persone svantaggiate. È stata presentata ad Agliana la nuova stagione del Teatro Moderno, tra le proposte prosa, danza ma anche musica. Primo appuntamento mercoledì 21 dicembre con Toscana Gospel Festival. Parliamo ora di tematiche sociali. Accessi ai centri Caritas diocesani in aumento di oltre il 20% nell'ultimo triennio. Il 2022, secondo le ultime stime, potrebbe diventare in assoluto l'anno con il maggior numero di persone assistite. Questo è uno dei dati principali che emerge dal dossier Caritas 2022, che sarà esposto nel dettaglio domani alle ore 10 nell'aula magna del seminario vescovile di Pistoia. Solo nel primo semestre di quest'anno è stata superata per la prima volta la quota di 2.000 assistiti. Il 60% degli accessi al centro è costituito da donne e l'età media è in aumento. Per l'immediato futuro preoccupano le condizioni abitative. Come abbiamo anticipato nei titoli, è stato presentato a Pistoia il servizio Crisalide, un centro che si occupa di minori vittime di abusi e di maltrattamenti. La violenza e il maltrattamento e l'abuso ai minori è un fenomeno purtroppo più presente di quello che si possa pensare, trasversale anche agli ambienti culturali, sociali. Unico in Toscana, il servizio Crisalide di Pistoia è rivolto ai minori vittime di abusi e maltrattamenti. Già sperimentato in anni passati, il servizio è stato adesso preso in carico dalla Fondazione Sant'Atto, che lo ospita al piano terra della propria sede di Piazza dei Servi a Pistoia. Le prime situazioni sono arrivate dalle strutture interne alla Fondazione Sant'Atto, le strutture residenziali per adolescenti e mamme e bimbi. I primi bambini hanno iniziato le terapie l'8 di settembre. Adesso stanno arrivando progressivamente anche situazioni dall'esterno. Sostenuto oltre che dalla Fondazione Sant'Atto, anche dalle fondazioni Caripit e Un Raggio di Luce, il servizio è dotato di 3 locali, una sala riunioni e 2 stanze insonorizzate dotate di specchio unidirezionale, utili anche per gli incidenti probatori. Questa è la stanza che ha in uso principalmente anche il Tribunale e la Procura, possono prenotarla per l'incidente probatorio e per tutte le forme di ascolto giuridico del minore. C'è una telecamera molto molto raffinata, con una possibilità di uno zoom, di uno spostamento, e un microfono che esclude completamente i rumori esterni e capta anche la voce bassa del bambino, che si può perdere nelle registrazioni, poiché quando racconta i comportamenti di abuso e maltrattamento è emotivamente molto scosso. Una sede attrezzata con la strumentazione tecnologica adeguata perché i bambini possano raccontare le esperienze che hanno vissuto senza subire un interrogatorio. Un servizio che è destinato, direi, ai più fragili fra i fragili, perché si tratta di bambini e adolescenti che sono vittime di abusi e di maltrattamenti. Noi abbiamo una rete di servizi che spazia dall'assistenza agli anziani con i centri diurni alla cura delle fragilità e soprattutto delle dipendenze, sia per minori che per adulti e cronici, in
questo sistema di servizi moderno e innovativo si cala anche il servizio Crisalide, che non soltanto serve in un modo puntuale nel caso di violenze su minori e gravi problematiche familiari, ma serve anche a livello di servizio trasversale per la cura e il sostentamento delle persone che hanno delle fragilità. Quarrata ha celebrato, seppur con qualche giorno di anticipo, la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che ricorre il 3 dicembre di ogni anno. Lo ha fatto con un evento di sensibilizzazione alla scuola primaria di Via Torino e con l'inaugurazione di alcuni lavori di abbattimento delle barriere architettoniche all'entrata del plesso. L'istituto scolastico presenta ancora una grossa barriera architettonica alle scale che portano al primo piano e l'amministrazione si è impegnata ad abbatterla nei prossimi anni. In questa occasione il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, alla presenza della vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Rachele Michelacci, ha sottoscritto la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, loro familiari e caregiver. A Chesina Uzzanese, Società della Salute, associazioni ed imprese si sono riunite per parlare di lavoro e di inclusione sociale. Il centro civico Il Fiore di Chesina Uzzanese ha ospitato l'incontro tra la Società della Salute, l'Associazione e le imprese del territorio. Nell'occasione sono stati illustrati i risultati del progetto promosso dalla SDS Inclusione e Cittadinanza. Gli obiettivi del progetto e i risultati ottenuti sono stati spiegati dal direttore della SDS Valdinievole, Stefano Lomi. In sostanza la Società della Salute, con l'aiuto dei comuni, dei servizi sociali, dei centri per l'impiego, della cooperativa Intrecce e di altre cooperative e delle imprese del territorio, è riuscita a costruire questi percorsi personalizzati degli abiti su misura per i cittadini che a causa di alcune fragilità non sono in grado in autonomia di accedere al mondo del lavoro e riprendere un percorso anche di ricostruzione di un progetto di vita. L'obiettivo è di attivare dei percorsi per consentire alle persone che sono fuori dal mondo del lavoro, indipendentemente da quella che sia la causa, di rientrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto con l'obiettivo di restituirgli autonomia economica, finanziaria, appunto, in modo da ridargli quella dignità perduta. All'evento era presente anche l'assessore regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli. Per noi è molto importante ciò che avviene sui territori, nelle nostre zone distretto, Società della Salute, perché è a livello territoriale che si gioca la grande scommessa di riorganizzazione dei servizi sociosanitari, socioassistenziali e quindi la capacità di mettere in atto percorsi e servizi ai fini di rispondere più prossimi possibili, più vicini possibili ai cittadini in una fase in cui stanno aumentando i bisogni e sta aumentando anche la loro complessità. Noi siamo usi anche dire alle zone di scambiarsi le buone pratiche e di copiarsi fra sé, perché a scuola non si copia, ma tra gli ambiti è bene copiare, perché ciò che viene fatto bene in un territorio possa essere esportato anche in un altro. È vicino alla chiusura il cantiere di Publiacqua da 7 milioni di euro per realizzare il collettore fognario nelle frazioni di Nespolo, Chiazzano e Le Querci a Pistoia. Sono invece già concluse le opere di Via Vecchia Pratese tra Via Petrarca e Via del Bollacchione, dove i cittadini, circa 300, possono quindi già da adesso allacciarsi alla nuova condotta fognaria. Nei prossimi giorni queste utenze riceveranno una lettera dal gestore con le modalità di allacciamento. Al termine dell'intero intervento, per complessivi 8 km di rete fognaria, saranno eliminati 8 scarichi diretti in ambienti presenti in zona. Il 13 dicembre prossimo, nel giardino del Liceo Classico di Pistoia, sarà messo a dimora un albero in memoria di Antonino Caponnetto. Il progetto è stato presentato dagli studenti dell'Istituto Superiore riuniti in assemblea in Palazzo Comunale. Nel giardino del liceo Forteguerri una pianta ricorderà Antonino Caponnetto. Si tratta di una gemma dell'albero di Falcone, il ficus che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 92 dalla mafia e che sarà messo a dimora nella scuola superiore pistoiese. L'iniziativa, battezzata Un albero per il futuro, è stata promossa dal raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Pistoia, presentata dagli studenti riuniti in assemblea a Palazzo di Giano. Avere presente appunto l'albero della legalità all'interno della nostra scuola vuol dire proprio, oltre a riconoscere insomma il merito del giudice, del grande procuratore Caponnetto,
che sicuramente è stata una figura importantissima della nostra nazione, vuol dire anche, diciamo, instradare a livello simbolico appunto la nostra scuola a un percorso di vera e propria educazione anche alla legalità, che è una condizione fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi cittadino. Il momento rientra nel progetto Società e Cittadino, che coinvolge al fianco degli studenti delle scuole superiori il Comune di Pistoia, la Provincia, Libera, la sottosezione pistoiese dell'Associazione Nazionale Magistrati, il gruppo Biblioteca degli Avvocati del Tribunale di Pistoia e l'Ufficio Scolastico Provinciale. La sistemazione della pianta nel giardino della scuola si terrà il 13 dicembre, un luogo scelto non a caso. Caponnetto, infatti, nei suoi anni trascorsi a Pistoia, studiò proprio al Forte Guerri. E quindi ci teniamo molto a essere orgogliosi dei ragazzi di oggi che si aprono così alla città e fanno sì che la loro assemblea d'istituto sia vissuta con un senso proprio di mente aperta, ampia sulle questioni, e ringraziamo il sindaco per averci ospitato, ma immaginiamo che loro oggi siano, come lo studente Antonio Caponnetti di allora, un futuro, nel loro futuro così ricchi e propensi a vivere la legalità a tutto tondo. Siamo adesso alla cultura. È stata presentata la stagione teatrale al Moderno di Agliana. Glauco Mauri, Roberto Sturno, Federico Buffa, Francesco Montanari e molti altri sul palco del Moderno di Agliana per la stagione 2022-23. Il nuovo cartellone è stato presentato dai direttori artistici del Moderno Carlo Coda e Massimo Talone, dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Il programma inizia mercoledì 21 dicembre con Toscana Gospel Festival. Quest'anno c'è un cartellone interessante dal punto di vista non soltanto dell'offerta di spettacoli, ma anche della differenziazione proprio di generi e di esperienza di compagnie. Fa parte di una scelta anche questa che completa, diciamo, un cartellone più ampio di attività che noi durante l'anno svolgiamo, cercando di abbracciare pubblici anche molto diversi tra loro, ma che poi possano in qualche modo arrivare a teatro e quindi godersi lo spettacolo come momento anche conclusivo di un percorso. La parola chiave della stagione che siamo andati a presentare stamani è proprio trasversalità di stili, di generi, trasversalità di pubblico. Andiamo dai grandi classici, da Shakespeare, da Molière, fino alla pura fabulazione televisiva di Federico Buffa, che si occupa principalmente di sport. Abbiamo un concerto comico di musica classica, abbiamo un testo molto importante di uno dei maggiori esponenti della scena contemporanea inglese, il commediografo Martin Crimp. Credo che davvero trasversalità sia la parola d'ordine della nostra stagione. Una stagione di 7 spettacoli con un'apertura il 21 dicembre di carattere, come dire, festoso, ma anche tradizionale, con un classico e meraviglioso gospel. Agliana Caput Mundi nel teatro, lo potremmo definire. Il nostro teatro è un fiore all'occhiello. Vediamo che la stagione teatrale che portiamo avanti la abbiamo soltanto sul territorio aglianese, sulla piana, quindi dobbiamo soltanto andare a Pistoia o a Prato per vedere delle stagioni teatrali importanti come la nostra. Quindi invito anche tutti i nostri vicini di casa, i comuni limitrofi, a venirci a trovare, perché la cultura è importante e questo infatti è un vanto della nostra amministrazione. E adesso lo sport. Tra gli ospiti di Giovedì Sport, che è andato in onda in diretta ieri sera su TVL, questa settimana c'è stato Luca Angella, vice allenatore del Pistoia Basket. Buonasera. Per quanto riguarda il basket, tra gli ospiti di Giovedì Sport il vice coach della Giorgio Tesi Group, Luca Angella, che ha parlato del momento della squadra, capolista in campionato e attesa alla difficile sfida di 100 domenica alle ore 17. Quando sai di avere dalla tua un meccanismo difensivo, comunque una cerniera difensiva, chiamiamolo così, impostata bene, che ti dà delle sicurezze, poi sai anche che ci può essere la giornata come conchiusi in cui in attacco per 2 o 3 quarti fai fatica, però comunque la difesa ti fa essere forte, ti fa sentire che comunque andrai oltre i problemi, che in attacco magari ci sono stati per 2 o 3 quarti, a Udine meno, perché abbiamo cominciato a marce più alte subito, mentre con chiusi comunque ti facevi forte del fatto che comunque sai che hai il tuo fortino, chiamiamolo così. È una squadra difficile,
però ha perso le ultime due partite. Questo può essere, è vero che loro avranno grande voglia di rivalsa, però può essere anche sintomatico di un momento magari di flessione forse della squadra di Cento. Allora, avendo visto ovviamente le partite che hanno perso, ti posso dire secondo me no, sono stati anche un po' sfortunati, nel senso a Forlì hanno perso una partita all'ultimo su un tapin un po' così trovato dopo che erano stati in vantaggio tutta la partita. Noi a Forlì abbiamo perso alla fine anche se non eravamo al completo, per cui comunque hanno perso una partita che ci sta. La partita prima c'erano stati un po' di episodi, la squadra avversaria ha tirato col 50% a tre punti, che ovviamente è una cosa che favorisce scusami l'attacco, e quindi ti dico sono stati anche un po' sfortunati, però se devo fare se devo pensare alle squadre più forti del nostro girone le metto comunque tra le prime 3-4, perché sono una squadra che anche loro vive di uno zoccolo duro importante, come dicevi giustamente, e che comunque ha dei giocatori di grande qualità. Quindi dici con Ardò è successo quello che è successo un po' a Pistoia lo scorso anno con l'Agri-Bertocchi, partita forse all'inizio un pochino presa in scioltezza e poi una grande prestazione comunque d'Orzinuovi a Pistoia. Sì, grande prestazione, facevano canestro da ogni parte e Ardò ha fatto un po' la stessa cosa. E comunque Ardò è una squadra di grande qualità, al di là che hanno avuto un po' problemi di amalgama all'inizio della stagione, però è una squadra che ha tanti punti nelle mani, per cui non è che hanno perso contro nel nostro girone squadre materasso non ci sono, ecco, diciamo così. E domenica in diretta su TVL ci sarà la partita San Maurese-Pistoiese, stiamo ovviamente parlando di calcio, l'appuntamento è alle 14.30 sul canale 14. E per quanto riguarda l'informazione è tutto, io vi lascio alla programmazione di TVL alle 14.30, chi si fosse perso ieri sera il Giovedì Sport può rivederlo in replica, poi alle 15.50 Toscana Sprint, quindi ancora sport ma con un focus sul ciclismo toscano, alle 17.10 scusate, ci sarà Ora Insieme, trasmissione a cura di Don Diego Pancaldo dedicata al mondo della disabilità e del volontariato, alle 18.30 Ganzo, che è la nuova trasmissione di Paola Bardelli dedicata che insieme all'esperto di storia locale Paolo Nesti è dedicata alla scoperta di Pistoia, di una Pistoia insolita e di personaggi poco conosciuti ma al contempo straordinariamente interessanti. E poi alle 19 torniamo noi del TG. Buon pomeriggio.